In occasione degli anniversari della morte di Rossini e Raffaello, oggi al ristorante Il Gatto e la Volpe a Montevecchio di Pergola verranno presentati due progetti inerenti alla pizza terre di Rossini e Raffaello e alla pizza farcita di marchigianità, ovvero preparata con alcune delle eccellenze enogastronomiche della nostra regione. Questa prima presenza del Presidente della Camera di Commercio delle Marche, questa località di Montevecchio di Pergola ha un valore anche simbolico, al di là e al di sopra ovviamente dell'iniziativa. Quanto l'iniziativa, adesso ne parleranno di più i protagonisti, nasce ormai 7-8 anni fa con la non più esistente azienda speciale Terre di Rossini e Raffaello. Ringrazio la Camera di Commercio di Pesaro e il consorzio, l'azienda speciale della Camera di Commercio, perché già sono passati 7 anni e abbiamo fatto queste pizze grazie al Presidente Santi, che è stato sempre un punto di riferimento e ci ha sempre creduto. Ecco, questa è una pizza, ma è un progetto intelligente, perché abbiamo subito fatto un disciplinare sulla pizza, non è messa lì sul tavolo, quindi il disciplinare prevede addirittura una lievitazione lunga di 24 ore, ma tutti ormai la fanno di 48 ore, qualcuno arriva a 72 ore. Quindi cosa vuol dire questo? Vuol dire grande lievitazione, grande leggerezza. Otello Renzi, un progetto che ormai va avanti da ben 7 anni e oggi è stato presentato qua in quel di Pergola. Abbiamo visto che ha dato il tocco finale a queste pizze che sono appena state portate dallo chef. Sì, questa è una pizza che a sorpresa che abbiamo fatto per il presidente Ascolano, che adesso è diventato il presidente delle Camere di Commercio delle Marche, e direi che quindi una pizza alla Nisetta ci voleva. Una pizza che direi che aveva inventato già con l'Anice Varnelli. Ma ecco, non ci fermiamo a questo. Io mi fermo sull'anice, ad esempio, perché l'anisetta è anice. Allora perché non fare una pizza marchigiana che comunque comprenda anche tutte le pizze e tutti i prodotti? E noi abbiamo una produzione di anice molto importante a Castignano. E siamo gli antesignani della Sambuca, ecco, non beviamo più Sambuca, cerchiamo di valorizzare i nostri prodotti. Abbiamo anice, anisetta, avevamo l'anisina, una produzione di anice incredibile nelle Marche, dobbiamo tirar fuori. Stasera abbiamo tirato fuori una pizza in onore del Presidente, che comunque sarà celebrativa anche questa, oltre naturalmente alla pizza celebrativa che abbiamo pensato ai 500 anni di Raffaello, che sarà nel 2020, e anche a Rossini, che è 150 di quest'anno. Ecco, quelle come sono farcite? Beh, sono direi assolutamente con la celebrativa e una pizza che si pittura. E già uno dice: ma come si pittura? Sì, abbiamo anche dei pennelli sul tavolo, ma essenzialmente viene servita questa pizza
che è bianca, perché è solo con mozzarella fior di latte e con casciotta d'Urbino, e poi sopra si mettono sopra dei prodotti che la colorano, che Raffaello amava molto il verde, quindi ci sarà una salsa verde, amava molto il giallo oro e quindi ci sarà dello zafferano marchigiano con delle patate, e poi ci saranno i prodotti marchigiani come il ciauscolo, come il carciofo di Montelupone o anche quello di Iese che è certificato, quindi Presidi Slow Food, IGP come prodotti e anche DOP, quindi ci sarà il ciauscolo, ci sarà anche oltre al tartufo, perché il tartufo per noi rappresenta Rossini metteva il tartufo su ogni cosa, e quindi ci sarà una salsa tartufata ma fatta in casa, e questi colori, questi sapori saranno un gioco per mettere sulla pizza. Io invito tutti a vedere anche le date che noi facciamo nelle nostre serate, perché ogni serata sarà guidata da me e quindi sarà spiegata, e sarà spiegato anche una cosa che mi compete molto, che è il vino. Esatto, perché infatti molti rimangono sorpresi, un po' stupiti, perché solitamente la pizza viene abbinata alla birra, invece in questo caso viene abbinata al vino. Come mai? Guarda, sono ormai 7 anni che facciamo questo programma e questo progetto, e il vino è veramente un prodotto agricolo, e quindi i nostri produttori vanno valorizzati, i nostri vini vanno valorizzati, si cerca di fare degli abbinamenti con le pizze, con le farciture nel modo migliore, per avere un'armonia di bocca, per avere veramente anche una digestione molto più facile, direi, rispetto alla birra. Io rappresento, sono Paolo Cesaretti, il coordinatore del Consorzio di Tutela della Casciotta d'Urbino DOP. Il Consorzio di Tutela della Casciotta d'Urbino DOP non sarebbe qui se la Camera di Commercio non l'avesse tenuta a Balia, perché la prima sede del consorzio è stata proprio la Camera di Commercio di Pesaro. Quindi c'è questo passaggio di testimone, quindi al nuovo presidente dico il consorzio di tutela di un prodotto di nicchia come la casciotta d'Urbino sicuramente è disponibile a collaborare con la Camera di Commercio. Poi l'azienda che io rappresento è un'azienda, la Tre Valli, che ha stabilimenti in tutte le Marche, tra cui anche ad Amandola, dove facciamo la mozzarella STG, quindi sicuramente c'è molto, molto da fare insieme per promuovere. E la pizza celebrativa contiene anche farcita con la casciotta di Urbino, che è la prima DOP delle Marche, quindi proprio nostra, tipica. Sì, sì, perfetto. È un onore per noi essere presenti in questa manifestazione, in questa iniziativa, che come casciotta d'Urbino, come formaggio, si presenta proprio adatto per essere inserito come ingrediente nella pizza. E quindi ecco, valorizzare la casciotta d'Urbino è una sinergia con il resto del territorio, è una passeggiata che vogliamo fare per il resto con questa iniziativa. Grazie. Lei che come l'ha trovata questa pizza, il sapore? Gustosa, perché le troviamo tutti i sapori della provincia, della regione. C'è un profumo, si sente. Sì, infatti, e poi il tocco finale con l'anice è stato proprio un colpo di genio. Grazie. Caldo. E non potevo non intervistare il padrone di casa, campione pensato italiano, europeo e mondiale di pizza. È un onore intanto poterla intervistare. E lei oggi ha preparato delle pizze dal profumo fantastiche, poi magari avremo anche questo onore di assaggiarle, e ovviamente per celebrare Rossini e Raffaello. Da quale partiamo, chef? Intanto grazie. Partiamo dalla prima, che è una armida, la celebrativa, che è un impasto classico. Poi ho fatto un impasto con il cavolo cappuccio, un impasto viola, alla curcuma, giallo e con i 5 cereali. Il primo impasto, che è l'impasto classico, ha una maturazione di quasi una settimana, quindi molto digeribile, niente. Qua abbiamo la mia pizza Varnelli rivisitata per Ascoli, con l'anice. E niente, che dire. Sono contento di questa situazione.
C'è stato un bel lavoro oggi di preparazione, immagino. Non solo oggi, io vado avanti da una settimana a preparare queste cose. Gli impasti li porto a monte. Ha una sua preferita fra queste? Quella che mi ha portato più soddisfazione è questa che vedete qua davanti, che è la pizza, adesso oggi la chiamiamo Anice, se no è la mia pizza Varnelli, che mi ha fatto vincere l'italiano, il mondiale, l'europeo e altre cose. Sicuramente questa. Posso chiederle anche in che giorni rimane aperto il Gatto e la Volpe? Io faccio fine settimana, d'estate facciamo dal lunedì alla domenica. Quindi sarà possibile trovare queste pizze qua, visto che avete aderito al progetto? Sì, sì, queste sempre. Grazie mille, quindi buon lavoro. Grazie a voi, grazie mille, buon appetito. Ci aspetta una sorpresa? Esatto, aspettiamo una chicca per Ascoli, per il presidente, abbiamo fatto una piccola cosa che speriamo che il prossimo anno, esatto, dopo. Grazie a voi. Insomma, sono orgoglioso di rappresentare l'agricoltura marchigiana, no? All'interno della giunta regionale della Camera di Commercio Marche. E è chiaro che, come si diceva prima, diceva Gianfranco, diceva anche lo stesso Fabrizio, si è cercato con questo progetto, Presidente, ovviamente non di risolvere i problemi dell'agricoltura, ma di creare quelle grandi sinergie a livello territoriale per cercare di valorizzare le nostre eccellenti tipicità. Ma una sinergia ulteriore, le sinergie con i ristoratori, con le mani sapienti che di fatto traducono ciò che i nostri agricoltori fanno e che quindi sono da volano per diciamo comunicare in maniera corretta ciò che sul territorio il produttore fa, loro in maniera eccezionale riescono a trasformarli in piatti tipici, distintivi in questo caso, perché sono veramente dei piatti unici, e riescono quindi a raccontare il nostro territorio. Distante, lei che rappresenta l'agricoltura marchigiana, qui vediamo delle pizze che davvero racchiudono il nostro territorio. Sì, guardi, abbiamo dato un bel segnale di continuità con la Camera di Commercio che aveva iniziato questo progetto importante, perché racchiude eccellenze enogastronomiche del nostro territorio, ma con un bel collegamento con la sana ristorazione, perché questi grandi chef in sala riescono a raccontare il lavoro quotidiano che facciamo, sia dal punto di vista gastronomico, ma abbinandolo ancora di più con la nostra enologia eccellente delle nostre Marche, diamo un bel segnale. È chiaro che, dicevo, il segnale importante anche dal punto di vista di continuità, perché un progetto di Pesaro sta diventando un progetto marchigiano, quindi con questa Camera di Commercio Marche diamo un valore anche a coloro che temevano che questa Camera di Commercio unica potesse rappresentare tutte le Marche. Siamo in un posto difficile da raggiungere, quindi è anche un segnale morale che dobbiamo dare al territorio, quindi di rappresentare tutte le zone, anche quelle che hanno subito dei danni a causa del terremoto, delle aziende che sono in difficoltà causa frane, smottamenti, eccetera, eccetera. Quindi dobbiamo rappresentare il territorio a 360 gradi, valorizzando le nostre eccellenze marchigiane. Ed è anche un input per le imprese stesse, come diceva. Esatto, un input per le imprese, perché di fatto anche a livello numerico queste pizze si vede dagli incassi che hanno queste ristorazioni, sono maggiori, sono diventate il 60% rispetto alle pizze che di fatto conosciamo tutti, quindi sono richieste dal consumatore. Il consumatore in questo momento richiede le eccellenze enogastronomiche, la nostra distintività della nostra produzione agricola è veramente un valore aggiunto, dobbiamo valorizzarlo per creare anche delle economie migliori per le nostre aziende agricole. Questa regione così stretta, 30-40 km dal mare alla montagna, è l'unica regione italiana che sa offrire nell'arco di un'ora di macchina, di autovetture, le piste da sci che noi abbiamo qui alle nostre spalle sul Monte Catria, delle stupende colline. Ne abbiamo una qui, Montevecchio, un vecchio castello, una vecchia signoria del comune di Pergola, fino ad arrivare a 20 minuti da qui alle stupende spiagge di Pesaro, Fano e Senigallia. Questo ce l'abbiamo in tutte le Marche. Sindaco, Montevecchio di Pergola, la prima uscita poi del Presidente della Camera di Commercio regionale, è una riscossa un po' di questo territorio finalmente? Sicuramente sì, è un buon segnale perché è la prima uscita nella provincia di Pesaro Urbino, ne siamo felici anche perché il territorio di Pergola è un territorio di grande emergenze culturali, emergenze storiche e artistiche, quindi la Camera di Commercio riconosce. Ovviamente tra queste c'è anche il primeggiare in alcuni settori. Ci piace essere la città, come lo siamo del tartufo tutto l'anno, insieme ai nostri amici di Acqualagna di Sant'Angelo in Vado e del Pergola Doc.
L'altro segnale importante è che al di là delle emergenze, che quindi sono ricchezze culturali, artistiche e storiche, abbiamo invece una vera e propria emergenza che in questo caso è una calamità. È venuto a visitare un crinale, quello che sta tra le valle del Cesano e la valle del Metauro, quindi che divide Pergola da Fossombrone, che è stato colpito alcuni mesi fa da una grave dissesto idrogeologico, una grave frana dovuta un po' alla, vogliamo dire, ventennale disattenzione degli amministratori provinciali in questo territorio, e quindi una strada provinciale è crollata. È difficile anche raggiungere questo ristorante, che è di proprietà comunale ma è gestito da un grande chef, Gianluca Passetti, che noi sosteniamo proprio per la sua tenacia, non solo nello studiare, nell'essere sempre più bravo nel preparare i suoi piatti, ma anche nel resistere in zone difficili. I tanti avventori di questo locale lo hanno compreso e ci stanno aiutando anche in questa battaglia per risistemare questo dissesto, e quindi credo che il presidente della Camera di Commercio Marchigiana lancerà un appello anche agli amministratori regionali e provinciali perché questo non capiti più in questi territori. Durante il suo intervento ha parlato anche di un brand però a livello marchigiano, quindi servirebbe allargare un po', non soffermarsi soltanto sui piccoli comuni. Non bisogna soffermarsi nella battaglia del campanile, nel difendere il tartufo di Acqualagno o di Sant'Angelo in Vado, ovvero quello di Pergola, ma lottare per una strada del tartufo marchigiano, per far diventare il tartufo un ambasciatore di tutta la nostra regione, questa regione bellissima che non ha nulla da invidiare alla Toscana, all'Emilia Romagna, all'Umbria, altre regioni che hanno creduto prima dei marchigiani nel turismo e nella cultura anche enogastronomica. Per cui perché non far diventare le Marche terra del tartufo e quindi il tartufo ambasciatore di questa regione nel mondo, e poi in questa regione ovviamente il tartufo lo andiamo a trovare nelle grandi fiere nazionali che noi abbiamo la fortuna di avere proprio nella provincia di Pesaro Urbino, Pergola, Sant'Angelo in Vado e Acqualagna. Intanto questa sera assaggiamo il tartufo, ma in questa pizza preparata per l'occasione, anzi più di una. Sì, queste pizze sono state una grandissima invenzione dell'ex Camera di Commercio di Pesaro Urbino e del consorzio che le ha promosse, in modo particolare di Gianfranco Santi, che è un nostro conterraneo, perché riassumono in un solo bene, in una sola pizza, tutte le bellezze e le bontà di questa nostra provincia e, io voglio dire, di questa nostra regione. Dalla casciotta di Urbino ad arrivare al tartufo pregiato di Pergola, o ancora in modo particolare all'associazione con i vini DOC delle Marche. Questa è una grande novità, una grande scommessa, tra l'altro vinta, il vino che batte a volte anche la birra nell'associazione alla pizza. La pizza è l'elemento molto diffuso tra i cittadini, tra i consumatori, e quindi aver trovato, innanzitutto perché va detto, delle professionalità importanti che si vogliono mettere in gioco in modo continuo e costante, vale a dire i pizzaioli, che sono entrati in questo progetto. Un progetto che prevede che la farcitura della pizza è fatta esclusivamente con prodotti locali. Santi, un progetto che è nato a livello provinciale e si sta espandendo sempre più, quindi un'iniziativa nata 7-8 anni fa che prosegue e vuole diventare sempre più grande a livello marchigiano. Questa è la nostra speranza, proprio per questo abbiamo portato qui il nuovo presidente della Camera di Commercio, con il quale vogliamo dialogare per far sì che questa pizza diventi, perlomeno questa è la mia idea, una pizza che caratterizzi la regione Marche. Quindi da una pizza provinciale, chiaramente farcita con tutte le eccellenze provinciali, quindi può essere trasferita anche nelle altre province, a una pizza che ha la sua marchigianità, e quindi le eccellenze marchigiane le troviamo sopra la pizza. Abbinati con i grandi vini che abbiamo nelle Marche, sicuramente diventa, come dire, un grande elemento di valore che resta sicuramente al turista che verrà in queste pizzerie, che io devo ringraziare perché hanno creduto fin dall'inizio in questo progetto, un progetto di qualità, e che devo dire oggi dà anche risposte importanti alle stesse pizzerie, perché chi utilizza, voglio dire, la pizza Terre di Rossini Raffaello riesce a fare un 60% del fatturato della pizza proprio da queste pizze. Infatti noi oggi ci troviamo a Pergola, ma come vediamo anche alle sue spalle sono davvero tanti ristoratori che hanno aderito, e quindi un modo per valorizzare le eccellenze no gastronomiche per aiutare le imprese stesse. Sì, io credo che occorra anche da parte della ristorazione
e delle pizzerie, sempre di più puntare a un concetto nuovo, a un concetto della qualità, di prossimità dei prodotti del territorio, a un concetto che esalti il luogo dove il ristorante o la pizzeria è allocato. Quindi occorre sempre di più anche all'interno del mondo della ristorazione cercare di riuscire a far comprendere che la qualità è un elemento che porta ricchezza e non porta problemi, e quindi abbiamo bisogno, e sempre di più il consumatore oggi è attento, molto attento anche alla pizza, in modo particolare devo dire i giovani che stanno avendo una cultura dell'alimentazione diversa dal passato e puntano molto alla qualità. Mi auguro che a livello regionale troviamo sempre di più pizzerie che riescono a portare avanti questo progetto, perché questo non risolve sicuramente i problemi dell'agricoltura, ma fa conoscere i tanti prodotti che noi facciamo, le tante eccellenze, far conoscere, degustare questi prodotti è il presupposto poi per avere anche un fatturato che ti permette in qualche modo di poter tirare avanti economicamente. Essere qui è importante perché questi borghi nel progetto anche della Camera Unica regionale sono un valore aggiunto che noi dovremo mettere sul piatto, non solo sul piatto enogastronomico, ma anche a livello di turismo, di cultura, un turismo di cultura che possano portare dei turisti anche su quei paesi come i tuoi, bellissimi, con delle case ristrutturate a mattoni veramente eccezionali. Presidente, dopo la grande novità della Camera di Commercio Unica regionale, quindi delle Marche, questa è la sua prima uscita nel territorio? Nel territorio pesarese sì, è la prima uscita in un bellissimo comune, in un borgo eccezionale, in un locale di un imprenditore che si è messo in discussione in una zona molto difficile per arrivarci, perciò di conseguenza complimenti anche a lui su un prodotto particolare che è la pizza. Esatto, e voi questo progetto nato qualche anno fa a livello provinciale della provincia di Pesaro-Urbino, avete insomma intenzione di proseguirlo, di continuare a sostenere sia il progetto sia i ristoratori che aderiscono? In primis mi faccio fare i complimenti al Presidente Drudi per quello che lui ha fatto con la sua giunta e il Consiglio della Camera di Commercio di Pesaro in questi anni su questi prodotti. La Camera di Commercio delle Marche è nata proprio per valorizzare al meglio il territorio marchigiano, i borghi, i paesi, le città di mare, i territori, perciò facilitare al meglio e il più possibile il contatto tra le istituzioni e il mondo imprenditoriale, facilitare al massimo il dialogo tra il mondo bancario dei confidi con il mondo imprenditoriale, facilitare anche il mondo imprenditoriale con le università e con gli istituti scolastici, in questo caso alberghiero. Perciò ecco, questa grande Camera di Commercio, la quinta d'Italia, la più grande come estensione territoriale, ha questo compito, essere un facilitatore e far sì che il mondo delle Camere di Commercio non siano quei palazzi che fino ad oggi erano lì visti come qualcosa di non conosciuto o soltanto utilizzato per contributi vari e per alcune manifestazioni. Oggi siamo veramente una forza economica importante, vogliamo essere e dare la possibilità ai nostri imprenditori quella forza e quella voglia di resistere. Dunque turismo, cultura ed enogastronomia, ma a proposito di enogastronomia, ho già avuto modo, l'occasione di assaggiare questa pizza celebrativa? Ancora no, però mi hanno detto che è buonissima. Tieni conto che questa pizza ha la peculiarità importante di aver utilizzato quasi tutti i prodotti del territorio marchigiano, al 100% come prodotti regionali, ma ho utilizzato anche prodotti che vengono dal sud, come il ciaiuscolo, le olive all'ascolana, l'anisetta, i tartufi come del centro con le varie caciotte, con gli altri prodotti che vengono utilizzati anche del pesarese. Perciò diventa una pizza globale, una pizza veramente marchigiana, una pizza che la Camera di Commercio delle Marche ha oggi l'onore di poter presentare a tutti quanti voi. Sindaco, segretario, al buon vino.
E siamo nella cucina dove lo chef Gianluca mette proprio le mani in pasta finalmente. È vero. Ma tantissima gente è arrivata nel locale, quindi siete nel pieno del lavoro, giustamente. Intanto gli ospiti, coloro che hanno presentato questi progetti, stanno degustando. E come dicevamo nella precedente intervista, adesso dovrei preparare questa novità. Di che cosa si tratta? Non hanno ancora assaggiata, fra poco uscirà. Ed è un cornicione ripieno con l'impasto dell'oliva ascolana. La base sotto la mozzarella col fiorito 100% latte, c'è un'oliva ascolana in salamoia tagliata a cubetti piccolissimi, una tartare di filetto di marchigiana, una cialda fatta col grana e l'oliva ascolana sempre in salamoia intera con l'osso e delle zeste di limone. Queste cose quando le pensa lei di notte? Quando faccio i concorsi di fianco al comodino metto un'agendina con una penna, mi sveglio 2-3 volte con delle idee e poi la mattina il giorno dopo me le rifaccio, le ricreo. Le riescono benissimo, per cui direi che insomma questo esperimento notturno funziona. Speriamo. Vi lasciamo al lavoro, grazie mille. Buona serata.